Ciao a tutti! Oggi sono in viaggio verso il Cotswolds, ovvero la campagna inglese nei pressi di Oxford. Quindi sto lasciando Londra alle mie spalle. Dopo quasi 2 ore di macchina, 2 ore e qualcosa, sono nei pressi appunto della cittadina che voglio visitare, che si chiama Bybury ed è una delle più pittoresche dei dintorni. Questo è quello che vedo appena scesa dall'automobile. L'atmosfera è veramente speciale, meravigliosa e ripaga delle 2 ore e mezza trascorse appunto nell'auto. Oggi per gli standard di qui è una temperatura abbastanza calda e quindi le persone si divertono a sguazzare nel fiumiciattolo con i loro cagnolini. E questi sono i cottage che costeggiano la strada. E dietro ai cottage ci sono dei bellissimi giardini. Oggi è la giornata dei giardini aperti, quindi volendo si può entrare e si può andare a dare un'occhiata ai giardini. Queste casette sono graziosissime, sembrano uscite da un libro di favole, di fiabe. E chissà se incontrerò Biancaneve da queste parti. Qui sto visitando uno di questi giardini aperti e il proprietario mi ha detto che posso andare ovunque, tranne nella zona della piscina e del campo da tennis. È un giardino enorme, sconfinato, dentro c'è anche il fiume, un pezzo di fiume e poi c'è anche una parte di bosco. Comunque è bello proprio perché è tenuto benissimo. Ci sono tantissime persone che oggi affollano Bybury e i giardini, eppure è tutto molto tranquillo, non c'è affatto caos, non ci sono persone che schiamazzano, insomma, è tutto molto rispettoso proprio così, di questa tranquillità che vige in questi luoghi. Se vi piace passeggiare, se volete insomma, trascorrere una giornata lontano dalla città, ecco, dalla frenesia della metropoli, io vi consiglio vivamente di passare da Bybury. Ne rimarrete affascinati, incantati e vi troverete sicuramente bene. Ci sono molti itinerari che si possono fare. E non vi sarà difficile comprare una guida e così, seguendo l'itinerario, insomma, fare la vostra passeggiata. Qui ci sono altri giardini incantevoli che si possono visitare. Ho scoperto che questi cottage si possono anche affittare, quindi se volete trascorrere un periodo di vacanza qui si possono affittare e ce n'erano molti anche in vendita. E ho visto che il prezzo si aggira sulle 500.000 sterline. Qui sto visitando una farm ed è praticamente un allevamento di trote, quindi in questi specchi d'acqua ci sono le trote, ecco qui, non so se si vedono, sono fameliche, una bambina ha buttato del cibo e si sono avvicinate tutte. Qui potete affittare anche l'attrezzatura da pesca e pescare il pesce e poi ci sono delle aree attrezzate dove potete pulire il pesce. E ci sono anche una specie di così, barbecue dove poter cucinare, quindi per passare appunto una giornata immersi qui nella natura. Adesso è ora di pranzo, è venuta fame anche a me e vado in questo ristorante qui che vedete in fondo che si chiama The Swan, il cigno. Vi faccio vedere come mi sto rifocillando. Allora, ho preso un Virgin Mojito e qui ho preso un Camembert fatto al forno. E qui invece c'è un barattolino con la trota e i sottaceti, è buonissima. Quindi queste sono 2 cose che io vi consiglio di provare. E poi qui c'è un piatto con delle salsicciotte, ma io ho preso questo che è un fish and chips. Molto buono, la pastella era veramente super croccante. Devo dire che il pranzetto è stato veramente eccellente e anche il prezzo mi è sembrato contenuto rispetto, insomma, ai prezzi di Londra, £25 a persona, ottimo. E il ristorante si trova dentro una struttura che è un albergo e sono stata un po' in giro per lustrarlo e mi è sembrato un bellissimo alberghetto, quindi tenetelo presente se volete fare una vacanza da queste parti. Ormai è sera, ma prima di ripartire entro qui in un cottage
per fare merenda. Qui c'è una sala da tè. Ecco qua il mio tè in questa tazzina tutta carina, una fetta di torta, carrot cake. Vedete, questo è l'interno del cottage, piccolo, molto grazioso. La mia giornata trascorsa nella campagna inglese è terminata, sono di nuovo in macchina, torno a Londra. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, scrivetemi un commento e io vi risponderò. Ciao, al prossimo vlog. Ciao ciao!